Salve e benvenuti a una nuova edizione del nostro notiziario. Verso le 3 del mattino del lunedì 20 giugno, un incendio con molta probabilità di origine dolosa ha distrutto il chiosco di Baia Trinita di proprietà di Alberto Acciaro. Il servizio di Andrea Nieddu. Siamo qui a Bassa Trinita nel punto in cui questa notte alle 3 circa è stato dato fuoco per la seconda volta ad un chiosco che era appunto situato qui vicino alla spiaggia di Bassa Trinita. Vediamo che cosa è successo questa notte alle 3. Lo spettacolo che si è presentato questa notte ai vigili del fuoco che sono accorsi immediatamente e ai carabinieri subito dopo è desolante. Ogni cosa che appunto serviva per il bar, per servire i clienti, è stata distrutta. Distrutta da una mano ignota, ma non tanto, anche perché senz'altro è doloso. È la seconda volta che Alberto Acciaro, appunto il maddalenino che ha avuto questo danno, è stato oggetto di attenzione da parte di piromani. Era nel 2006, era quando appunto per gli stessi motivi era stato bruciato l'altro chiosco. È sempre e solitamente quando inizia la stagione, tant'è che Acciaro in questo periodo aveva iniziato proprio a lavorare nei primi di maggio. Oggi, appunto, 20 giugno, praticamente la sua attività si è bloccata, distrutta in ogni sua parte, e non è improbabile che lo stesso non possa più recuperare. I danni sono ingenti, come potete vedere, tutto bruciato, tutto accatastato, e non è improbabile che i vigili del fuoco abbiano trovato un qualcosa che possa portarla alla, diremmo così, al riconoscimento dei soliti ignoti che appunto con mano disonesta compiono questi fatti. Parlare con Alberto Acciaro è difficile, anche perché è davvero prostrato per questo fatto e quindi non ha voluto lasciare nessuna dichiarazione, ma dal suo viso, dalla sua faccia si notava proprio la desolazione ma anche la disperazione. Ora dovrà appunto mettersi di buzzo buono per poter eventualmente recuperare, ma sarà molto difficile. Sabato 18 giugno si è svolto il convegno sulla dislessia dal titolo Parliamone. Si è svolta ieri all'interno del Salone Consigliare di La Maddalena, organizzato da Ion Club La Maddalena Caprera, una giornata di studio riferita alla dislessia dal titolo Parliamone. Erano presenti, oltre insegnanti, bambini e persone interessate al caso, i relatori sono stati la dottoressa Maria Luisa Lorusso e Natalina Falivene, oltre il dottor Agostino Enzaina, ognuno dei quali ha illustrato, riferito al suo campo, il progetto che stanno avanti da diversi anni. Il progetto è l'integrazione di quello già fatto e realizzato nell'ultimo anno presso le scuole locali di osservazione e rilevazione di quei casi che potrebbero essere a rischio di sviluppare un disturbo di apprendimento attraverso l'aggiunta di un sistema di tipo telematico che permette con questi bambini che incontrano le prime difficoltà nell'apprendimento di lettura e scrittura di realizzare un programma di intervento. Quindi, ha detto la dottoressa Lorusso, è un sistema controllato a distanza dagli operatori del nostro istituto scientifico che attraverso il computer situato nelle diverse scuole permette di individualizzare un percorso e proporre quindi degli esercizi mirati, sempre dei videogiochi controllati dal computer, che aiutano a migliorare le proprie abilità nel riconoscere le parole e costruire pian piano un'abilità di lettura più soddisfacente. Questo è un metodo innovativo nel tipo di struttura che dovrebbe supportare l'intervento. È appena terminata la processione della festa della Santissima Trinità. Purtroppo oggi una giornata davvero ventosa ha impedito un giro più lungo da parte della processione e comunque si è arrivati qui in chiesa. Guido Mura, che è il decano della festa della Trinità, con i suoi, lasciamo perdere gli anni, non mi ricordo, che cosa può dire di questa festa? Ma diciamo che è una festa che è nel cuore degli isolani, anche perché questa chiesetta è stata la prima parrocchia di quest'arcipelago, di quest'isola, e ha avuto tanti ricordi, nei ricordi soprattutto di fede, ma anche di miracoli, che nei tempi passati era un qualcosa
che suscitava entusiasmo e fede. Ma devo dire di più, questa dimostrazione che noi vediamo oggi con questa maestralata, la dico in isolana, vediamo che la fede è sempre quella, è viva. Santa Maria Maddalena, sì è vero, è la patrona dell'arcipelago, ma il cuore di quest'isola è la Santissima Trinità. E noi dobbiamo cercare nelle nuove generazioni, i giovani soprattutto, che non è che sono lontani, hanno una grande generosità e mi avere fiducia di avvicinarli molto. Voi che siete, no, voi che siete nella stampa ad esempio, suscitate un pochettino questo entusiasmo. Bisogna muovere le zolle dalla terra affinché qualche cosa germogli in queste cose qui. Ecco, dopo la processione, dopo la messa, naturalmente ora c'è la parte più, non dico interessante, ma la parte che forse interessa più le persone, cioè la cena. Ecco, cosa avete preparato oggi? Allora, noi abbiamo preparato come sempre, cioè quest'anno qualcosa di meglio. Cinghiale con i gnocchetti, cinghiale in umido, salsiccia e pancetta. È da bere per tutti. Ecco, quanti chili di cinghiale, quanti chili? È un cinghiale e mezzo, quindi è stato circa 80 kg di cinghiale, salsiccia 45, 15 di pancetta, gnocchetti sono 30 kg, quindi ce n'è per tutti. Ecco, vino, niente? Sì, ecco la botte, riprende la botte, riprende la botte, c'è il bianco e il nero. Ecco, previsione, quante persone? Ma all'incirca saranno un 700-800 persone, stasera c'è vento. Nelle serate precedenti lo stesso avete lo fatto? Lo stesso uguale, sì. Abbiamo iniziato da mercoledì con i cacciatori con un rinfresco. Poi giovedì abbiamo dato tutto secco, panini e pizza e pizzette. Venerdì il ristorante La Berretta ci ha dato circa 80 kg di salata di polpo condita con le patate, quindi sono grandi cose che ci fanno, è un aiuto che abbiamo da qualcuno dei commercianti, non da tutti. Andrea Nieddu ha intervistato Alessandra Blasi, che ha presentato presso la Biblioteca Comunale il suo primo libro, Una Lente. All'interno della Biblioteca Comunale è stato presentato il libro di Alessandra Blasi, Una Lente. Una Lente, che cosa vuol dire eventualmente, che cosa c'è inserito nel libro? Allora, la lente rappresenta un oggetto metaforico di visione, una visione diciamo dall'interno, è la visione della mente che riesce a vedere ciò che il cuore nasconde. Il libro diciamo parla dello scorrere delle quattro stagioni, l'autunno, la primavera, l'estate e l'inverno, e diciamo è un passaggio dall'una all'altra stagione, non lineare ma circolare, cioè non cronologico, ma è un passaggio proprio dell'anima attraverso le stagioni. Ecco, perché questa idea? Ma l'idea è nata così, un po' nel tempo. Volevo in qualche modo rappresentare un po' i miei mutamenti d'animo, qualcosa che riuscire a mettere in parole quelli che erano i ricordi, ma anche quelle che erano le aspirazioni, le previsioni appunto verso il futuro. Per questo ho voluto in qualche modo rappresentare le stagioni e il tempo, lo scorrere del tempo. Io nella riscrittura trovo una mia forma di comunicazione che non trovo in altre forme. C'è chi la trova nella musica, chi la trova nella pittura. Per me le parole, la parola è fondamentale, la parola scritta. Abbiamo incontrato i ragazzi diversamente abili della cooperativa Mimosa, che due volte alla settimana partecipano alle lezioni di canto del maestro Vincenzo Lacava. Nel centro di aggregazione di Moneta, i ragazzi diversamente abili, in collaborazione con la cooperativa Mimosa e con tutte le educatrici, due volte alla settimana si riuniscono per provare i canti che poi vengono presentati in occasioni particolari. A curare la parte musicale il maestro Vincenzo Lacava, che grazie alla sua pazienza ed anche voglia di favorire questi ragazzi, che nella musica trovano uno sfogo naturale, anche perché hanno le doti davvero canore molto sensibili. Tanto che le canzoni più difficili vengono provate e cantate e poi quindi finite in poco tempo. Sono ragazzi sensibili, ha detto Vincenzo Lacava.
ed apprendono subito quello che devono fare. Il solista Pietro è entusiasta del fatto che la scelta sia caduta su di lui, perché gli dà una responsabilità non indifferente. Anche la responsabile Sara Lacava, assieme alle sue colleghe, è entusiasta dei ragazzi che apprendono grazie alla musica quello che loro sentono e mostrano davvero tanto entusiasmo per riuscire bene e meglio. Questo è un metodo innovativo per dare la possibilità ai ragazzi anche di divertirsi. Anche per questa edizione è tutto, grazie e arrivederci.